La richiesta principale è quella di un'organizzazione, è quella di una partecipazione a quelle là che sono le scelte del movimento, o perlomeno quelle che sono le indicazioni che si vuole dare al governo di questo paese. Catania, sono le 19.30 del 5 gennaio, la base siciliana del Movimento 5 Stelle è stata convocata d'urgenza dall'europarlamentare Dino Giarrusso. Lo scopo è quello di riaprire il dialogo con i militanti pronti a mettere tutto in discussione nel nome dell'Uno vale Uno, a partire dal leader Luigi Di Maio. Indicare Di Maio come capo politico e che debba in ogni caso fare e disfare tutto per conto suo è una cosa che effettivamente a me non piace tanto. Punto primo, la base chiede la riorganizzazione del movimento. Manca la struttura. Se fanno la struttura magari si capovolge la situazione. Noi attivisti siamo stanchi, vogliamo capire qual è la direzione che il movimento intende prendere. I militanti chiedono anche di partecipare direttamente alla distribuzione di posti di sottogoverno. Ognuno, per quelle che sono le proprie carature, specificità, competenze, vadano ad occupare i posti, come dire, strutturati all'ANAS, all'INPS, dovunque. C'è poi il capitolo delle fughe dai 5 Stelle e quello delle espulsioni. Giarrusso lancia l'allarme. Le dimissioni di Fioramonti e l'espulsione di Paragone e tutto quello che ne è conseguito sono importanti, perché veramente stiamo rischiando tanto. C'è anche chi si schiera con Di Battista e Paragone. Di Battista ha detto una frase che potrei dire anche io, potrebbe dire chiunque, nei confronti di una persona che sicuramente all'interno del Movimento 5 Stelle è stato importante, valente, ha portato avanti delle battaglie sicuramente non indifferenti. Parlare male del movimento usando le stesse parole che usano Lilli Gruber, Sallusti, Vittorio Feltri, Repubblica, questo non fa il bene del movimento. Noi non siamo come gli altri, noi dobbiamo valorizzare di più gli attivisti, li abbiamo un po' persi.